eccetera eccetera, quindi anche con un livello di decoro diverso come quello di un normale mercato. Però pensavamo alle esigenze, allora, quindi da una parte bisogna dare delle risposte a cittadini che sono effettivamente in grave difficoltà economica, e questo bisogna farlo, è doveroso. Dall'altra, le esigenze non rispondono affatto alle esigenze dei cittadini, non sono le esigenze di noi cittadini, perché il problema non è tanto il mercatino in sé, ovvero il problema che costituisce il mercatino è l'elemento di degrado, l'elemento di disordine, il problema anche di ordine pubblico. Ma perché c'è questa esigenza? Allora pensiamo, Genova è una città che sta sul mare, è un porto d'accesso. Che cosa arriva dal mare? Arrivano le merci, ma insieme alle merci arriva anche la merce di contrabbando, arriva anche la merce illegale, arriva anche la droga. Bene, noi lo sappiamo benissimo, è inutile nasconderselo, vengono nascosti dentro gli scafi segreti delle navi, armi, materie di contrabbando, appunto droga, eccetera, eccetera. Se noi all'accesso della città, di un centro storico, mettiamo una situazione difficilissima da controllare, da monitorare, al cui interno altre persone, non stiamo parlando di coloro che fanno il mercatino, che stanno lì, altre persone, le criminalità organizzate, possono andare a nascondere refurtiva, fagotti con droga che poi deve essere distribuita all'interno del centro storico. Ma non vi sembra una situazione ideale per nascondere quello che non bisognerebbe fare? Ecco, una situazione, sono in situazioni di degrado, di incuria, dove non è possibile controllare, dove non si sa bene che cosa sta succedendo, che proliferano le mafie. E purtroppo il problema del centro storico, quello della microcriminalità, non è il solo e vero problema. Il problema è che dietro c'è un sostrato di criminalità organizzata. Quindi le esigenze che rispondono al fatto per cui per scelta politica le amministrazioni pubbliche nostre non affrontano realmente questo problema e non lo risolvono, è che c'è una volontà, un potere occulto dietro che ne trae grande vantaggio. Quindi noi dobbiamo reagire a tutto questo, non possiamo accettare, anche perché tornando ai discorsi che facevamo prima, lo Stato di diritto esiste, ha un senso solo quando la legge è uguale per tutti. Allora non so, pensiamo, queste sono proprio delle idee lanciate lì, bisogna discuterne insieme, bisogna fare dei dibattiti, delle agorà, degli incontri, è una cosa complicata, una cosa lunga da fare, ma pensiamo ad esempio... Uno dei problemi è abbiamo poco personale di forze dell'ordine, perché dal governo centrale ce lo tagliano. Come facciamo allora noi qua nel comune? E c'è anche il problema che se noi andassimo ad arrestare tutte le persone che non hanno un regolare permesso di uso di suolo per fare quello che stanno facendo o che vendono materiale contraffatto, se le andiamo a sanzionare magari non hanno i soldi per pagare. E poi cioè, l'obiettivo di una buona amministrazione pubblica non è quello di vessare chi già è in difficoltà. E c'è un'altra cosa, non abbiamo gli spazi dentro le prigioni, comporta un costo enorme alla collettività, i processi, la stessa detenzione. Bene, allora si possono trovare delle soluzioni alternative. Per esempio, sappiamo che il mercatino di Corso Quadrio è la prosecuzione di un altro mercatino ancora più abusivo, perché quello non ha nemmeno il placet del sindaco con questo fantomatico progetto Chance, a Sottoripa, proprio in questi portici, la notte. Allora, se noi organizziamo ad esempio dei vigili che in squadra chiaramente non possono farlo da sole, ma vanno a sorvegliare e semplicemente sequestrano la merce. Cioè, se noi continuiamo a sequestrare la merce ogni giorno, chiaramente queste persone non hanno più un grande vantaggio ad andare a vendere lì. Quindi non viene sanzionata la singola persona, non la si mette in difficoltà particolarmente, non viene messa in galera perché comunque non è giusto, sono persone che hanno delle grandi difficoltà e non ce lo possiamo nemmeno permettere. Cioè incominciamo a pensare, a guardare i problemi da prospettive differenti, cioè troviamo delle soluzioni differenti ai nostri problemi. Anche l'altro grandissimo, gravissimo problema del centro storico
è quello, il degrado non è soltanto voluto dalla criminalità organizzata, il degrado è anche una conseguenza di una politica vessatoria di tasse, imposte, per cui gli esercizi commerciali non riescono a tirare avanti. E una soluzione potrebbe essere quella di fare i patti d'area, ad esempio il comune mette degli sgravi fiscali su tutte le attività che aprono e fanno artigianato o ad esempio vendono gastronomia tipica. Se però il comune lamenta, piange, ma noi non abbiamo soldi perché ci tagliano tutto dal governo centrale, bene, troviamo delle soluzioni alternative, pensiamo a questa ad esempio. Allora, oggi la tecnologia dello smartphone, ce l'abbiamo tutti praticamente, è una cosa molto diffusa. Allora, se noi creassimo un'applicazione, perché qua bisogna iniziare a pensare a un sistema di premialità che avvantaggi gli esercizi commerciali, li vada a premiare. Se noi creiamo questa applicazione, e qui quindi il comune deve soltanto investire nella creazione, nello sviluppo di una buona applicazione, che attenzione, poi deve andare a controllare che funzioni e che funzioni bene, perché purtroppo tante volte ci sono gli spottoni, facciamo l'applicazione e poi non funziona, non la usa nessuno. Qui ad esempio ci sono questi aggeggi da fotografare col cellulare che dovrebbero darti le informazioni, ma non mi ricordo come si chiamano, questi codici a barre per cellulari, non funzionano perché a volte sono fatte male le immagini stesse, per cui il telefono non riesce nemmeno a leggerli questi codici a barre. Ecco, facciamo una vera c'è qui con noi Nicola Morra, un applauso, adesso poi ci racconterà anche lui. Però ad esempio creiamo una vera applicazione che funzioni per da distribuire, da dare con una convenzione, con tutte le crociere che sbarcano, che arrivano a Genova, immediatamente a tutti i turisti. Stessa cosa per tutti i pullman. Ma su questa applicazione che cosa ci mettiamo? Ci mettiamo una mappatura di tutti quegli esercizi commerciali e di tutti i luoghi meravigliosi, storici, da andare a visitare in giro per il centro storico, ma solo degli esercizi commerciali, dei ristoranti, delle ristorazioni che rispettano certi standard di qualità. Allora bisogna che il comune vada a verificare, a controllare che effettivamente ci siano questi standard di qualità. E poi perché no? Aggiungiamo anche magari un baratto amministrativo. Il comune ti fa il favore di farti la pubblicità, perché sappiamo bene, ad esempio, pensiamo alle guide Lonely Planet. Se un ristorante è sulla Lonely Planet, ci va la gente da tutto il mondo. Se noi riusciamo a far girare bene delle applicazioni come queste di diffusione e di promozione, quelli che ne traggono vantaggio hanno degli enormi vantaggi economici. Allora, con il baratto amministrativo facciamo sì che ci devono essere standard qualitativi e poi, ad esempio, dei piccoli impegni civici da parte dei singoli esercenti. Ad esempio, mantenere in ordine lo spazio di fronte al ristorante, che deve essere reso possibile perché ad oggi è proibito dal comune, seguendo tutta una serie di criteri. Ma se noi responsabilizziamo tutti gli esercenti e gli diamo in premio una promozione che garantisce una fruizione incredibile dei loro servizi, della loro qualità, chiaramente se poi vengono a cadere questi standard si toglie dall'applicazione l'esercizio commerciale o il ristorante. Cioè questo, pensate delle soluzioni di questo tipo che incentivano tantissimo. Poi ci sono anche altre cose importanti, gli spazi pubblici, uno spazio come questo, no? C'è un bellissimo progetto che è stato fatto dal CIV di Piazza delle Erbe che vuole pensare, immaginare la scalinata che c'è sopra Piazza delle Erbe, dove poi saremo oggi alle 18:30, come un palco naturale, ispirandosi allo Speaker's Corner di Londra. Questo dà l'opportunità alle persone ai ragazzi di avere una creatività, un'inventiva, perché lì c'è uno spazio pubblico dove poi possono andare a diffondere, a divulgare le loro idee. Allora, se si crea un sito o anche un'altra applicazione dove ci si può registrare e si calendarizzano le esigenze di partecipare, di farsi vedere, di andare lì a tenere un dibattito, leggere poesie, fare un concerto, noi facciamo partecipare la cittadinanza e questo di per sé è un elemento di riqualificazione,
Poi abbiamo un problema gravissimo, cioè il centro storico è un dedalo, è un labirinto anche per le persone del luogo, figuriamoci per i turisti, e la segnaletica è terrificante, è mostruosa. Anche lì bisogna